7% per l'assegnazione del premio di maggioranza sia una soglia un po' bassa e che converrebbe alzare almeno al 40%. Aggiunsi che a me pareva che la soglia dell'8% per entrare in Parlamento vuol dire prendere 4 milioni di voti e poter restare fuori dal Parlamento, una soglia troppo alta in un clima come quello del Paese, e sarebbe meglio scendere a una soglia molto più bassa, avevo anche indicato il 3-4%, e poi aggiunsi che sulle liste bloccate molti di noi erano radicalmente contrari, perché da anni dicevamo, quasi come un impegno morale, che dovevamo restituire ai cittadini il diritto di conoscere e scegliere i propri rappresentanti, anche rispettando la sentenza della Corte Costituzionale sulla famosa legge Calderoli. Poi espressi alcune riserve critiche sul metodo, la risposta che ricevetti non fu molto garbata e io mi dimisi dalla presidenza del mio partito. Non sono pentito di aver fatto quella scelta, intendiamoci. Semplicemente 10 mesi dopo mi accorgo che all'indomani di un vertice di maggioranza si è deciso di partire nell'accordo politico dalle forze che costituiscono la maggioranza di governo, anche se poi mantenendo l'asse con Forza Italia, con il suo leader storico. Si è deciso di alzare la soglia dal 37 al 40, di abbassarla dall'8 al 3 e di passare dalle liste bloccate tout court ai capolista bloccati più le preferenze per tutti gli altri, cosa che secondo me ancora non va bene. Perché se consideriamo che la forza che vince al premio di maggioranza eleggerebbe anche una quota di parlamentari con le preferenze, ma tutte le altre forze soltanto i capolista, avremo comunque un Parlamento prevalentemente composto da persone nominate dalle segreterie di partiti. Però vedete, scusate la pedanteria con cui vi ho ricostruito il passaggio, se 10 mesi fa, invece che dire che quelle critiche, che 10 mesi dopo sono l'oggetto di un accordo che si è evoluto, che è maturato nel corso del tempo, erano un modo di sabotare la riforma della legge elettorale, si fosse preso atto che erano un contributo che si dava a migliorare la riforma, beh, forse era meglio. E forse sarebbe meglio se usassimo questo metodo oggi quando parliamo della riforma della Costituzione. Della Costituzione. Quando si mette mano alla Costituzione della Repubblica, non è come scrivere un decreto legge, non è come scrivere un disegno di legge, devi sempre immaginare, devi sempre pensare, e nel momento stesso in cui lo dici ti vengono i brividi, ti tremano le vene e i polsi, che stai facendo qualcosa che è destinata a rimanere, tra virgolette, scolpita, non per un paio di settimane o un semestre, ma per anni e forse decenni, perché è la Costituzione della Repubblica. E Calamandrei, che era un genio, definì la nostra Costituzione con un termine illuminante, disse: la nostra Costituzione è presbite, non sempre capace di guardare all'oggi. Ma se io pago una bottiglia d'acqua, voi mi...